Ciao ragazzi, sono Maria Assunta, un exchange student dell'anno 2016-2017. Ho frequentato un anno scolastico in Massachusetts, Stati Uniti. Una delle esperienze più speciali che ho vissuto durante il mio soggiorno all'estero è stata sicuramente l'opportunità di poter partecipare a due club di teatro, uno scolastico nel quale avevamo il teatro metateatro, quindi il teatro in come lo intendiamo noi, quindi un pubblico e un palco, mentre l'altro era un club di teatro immersivo ed era il senior project di mio compagno di classe. Il teatro immersivo è una forma di teatro con la quale non mi ero mai trovata ad interfacciare e sono cresciuta sotto questo punto di vista a livello di recitazione insieme agli altri ragazzi che hanno avuto modo di provare questa nuova tipologia per la prima volta. Il teatro immersivo è una forma di teatro nel quale lo spettatore viene trasportato nella scena dagli attori e quindi c'è una sorta di immersione appunto dello spettatore nella scenografia e nella recita. C'è una interazione costante tra lo spettatore e l'attore, il quale rende partecipe a tutto e per tutto, lo rende proprio come se fosse un altro attore, un amico a cui confidarsi. Ed è una modalità di teatro che mi è veramente piaciuta tantissimo e che in altro modo non avrei avuto modo di provare. Uno dei momenti più belli di questa esperienza teatrale è stato l'ultimo giorno di recita del club di teatro scolastico. In pratica, nell'ultimo giorno il nostro regista insieme agli scenografi avevano creato un banchetto, un banquet, quindi avevano ricreato la scena della recita in un'aula scolastica e ci avevano permesso di fare la passerella nel corridoio per arrivare all'aula in cui c'erano tutti gli scenografi e il regista ad accoglierci. C'era un tavolo a staffa di cavallo al quale avremmo poi successivamente cenato e ognuno aveva i segnaposti. E questo momento è stato un momento in cui il nostro regista ha avuto modo di ringraziarci per ogni cosa che avevamo fatto, per la collaborazione che gli avevamo dato e per il contributo che ognuno aveva messo nella realizzazione dello spettacolo. È stato un momento molto 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 emozionante per me e per tutti gli attori e soprattutto per i seniors, perché durante il banchetto, poco prima del dolce, il nostro regista ci ha dato un quadro con la locandina firmata da ogni componente della crew e anche da tutti gli attori. È stato una sorta di addio e rilascio nel mondo degli adulti, essendo per noi l'ultima possibilità di fare una recita scolastica. Allo stesso modo, è stato anche l'ultimo giorno del club di teatro immersivo, il nostro regista, tra virgolette, ci ha portato a fare un banchetto nella mensa della scuola con il quale ci ha ringraziato e ci ha regalato una maglietta con la scritta della screenplay. Durante queste serate ho realizzato che è molto nella cultura degli Stati Uniti, soprattutto del Massachusetts, il fatto che alla fine di ogni percorso, alla fine di ogni ciclo, ci sia un momento per poter ringraziare ogni componente della squadra, ogni componente del gruppo, che sia la squadra di calcio, la squadra di basket, la squadra di lacrosse, la squadra di ultimate frisbee, qualsiasi cosa, loro hanno alla fine di ogni percorso un momento per ringraziare, per dire grazie alle persone che hanno contribuito a poter realizzare ciò che è stato realizzato. E non importa che sia il primo posto di un campionato di calcio o che sia l'ultimo posto di un campionato di scacchi, loro non importa, devono ringraziare di aver contribuito in qualche modo alla realizzazione di un progetto. Credo che più di ogni altra cosa, dal mio soggiorno all'estero mi porterò dietro l'apertura mentale che un'esperienza del genere ti porta ad avere. Perché soprattutto in Massachusetts, essendo uno degli stati più liberali degli Stati Uniti, qualsiasi persona tu sia, chiunque tu decida di essere, allora non importa perché loro ti accettano così come sei, che tu decida di andare a scuola con due calzini diversi oppure andare a scuola in pantofole, in pigiama, loro non importa, perché l'importante è che tu sia te stesso e essendo te stesso tu puoi trovare una persona che ti voglia bene e che ti ami così come sei.
E credo che questa apertura mentale sia una cosa che mi porterò dietro sempre, ed è una cosa che mi ha fatto anche molto cambiare durante quest'anno all'estero, e mi ha fatto capire che non importa avere un personaggio, creare una sorta di scudo e maschera per noi stessi per essere accettati da qualcuno che poi in realtà nemmeno ci conosce. L'importante è essere se stessi, qualcuno lo trovi, chiunque. Riesci a trovare tranquillamente degli amici che ti amino così come sei e che non chiedono da te di cambiare. Un'altra cosa che mi porterò dietro del mio anno all'estero e che mi ha cambiato tanto è stato lo spirito di adattamento che bisogna avere durante questo percorso, perché è stato difficile all'inizio come qualsiasi altra nuova cosa, però mi ha dato modo di capire i miei limiti, di superare i miei limiti e di superare quelle paure che credevo impossibili da affrontare. Detto ciò, vorrei fare un caloroso saluto a tutti gli weppini che purtroppo sono dovuti tornare a casa a causa di questa emergenza, e dire a chi ha voglia di partire però ha paura di non preoccuparsi, perché tuffarsi nel vuoto, nello sconosciuto, crea timore, però è solo così che puoi avere modo di aprire le tue ali e iniziare a volare. È solo scoprendo lo sconosciuto che puoi scoprire una parte di te stessa che non conoscevi. Puoi capire te stesso ancora meglio.